Ritorna la bandiera verde, quindi intanto abbiamo visto una penalità per Nicola Grassi. E quindi entrambe le due Lunghi McLaren. Un altro coinvolto lungo. Ranieri. Lunghi si sono toccati dietro Albertini, credo, e Ranieri. Non ho capito bene. Non sono riuscito a vederlo bene. Sono arrivati Lunghi in curva 1 e si sono toccati. Qualcuno con Ranieri, Ranieri ha avuto la peggio. Ranieri qui non riesce a staccare più, non riesce più a staccare. Intanto Ivan Fattori scappa via con Benassi che lo segue dietro a ben 6 decimi di distacco. A Muro un'as, quella di Muro Cutti, che è riuscita fortunatamente a non schiantarsi in maniera definitiva. Purtroppo Ah, non è neanche rotto. questa è Baku. E dovremo capire se vorrà tentare. Vorrà tentare un sorpasso, scusatemi, una sosta in più. Intanto, quindi, qui prende l'esterno Alessandro Granzella. Attenzione perché si infila anche Thomas Huber, attaccato dietro Alessandro Granzella che arriva così dalle retrovie. Si ritrovano anche loro entrambi. Ruota a ruota per la super staccatona e chiude il sorpasso. No, non ancora. Ruota a ruota entrambi per andare verso curva 2. Attenzione perché Alessandro Granzella mantiene l'esterno mentre Thomas Huber all'interno. Qui ha il DRS Alessandro Granzella. Ha tutta la scia anche. Attenzione perché qui prende l'interno su Thomas Huber. Qua Thomas Huber non difende. Però Alessandro Granzella preferisce restare dietro, evitare quindi il sorpasso. E quindi Thomas Huber si ritrova in decima posizione. Anche lui ha fatto una sosta. Sì, esatto. Hanno più o meno fatto una sosta tutti quanti. Però ruota a ruota. Attenzione che arriva Andrea Liperti che tira la super staccatona. Arriva lungo. Meno male che non Ci ha va a muro. provato, Sì, ci ha sì, sì. E provato. dietro E si ora deve arriva difendersi Albertini. dalla Williams. Deve difendersi, che ha. L'ha passato. L'ha Ok. preso l'interno Albertini. E intanto Valenti continua a guadagnare ancora di più su Luca Alleman. Mi sa che è quella della Haas di Moro Cutti. C'è una battaglia in atto comunque Oh, sull'ultimo. Moro Cutti si ritira in Safety car. uscita. Seconda safety Safety car. car, sì, safety car definitivamente perché in mezzo alla pista. Curva 15. Si ritira. Entrambe le ass out, quindi. Quindi a questo punto le McLaren si sono fermate approfittando della Double safety car. stack, Double Double. stack. Sì. Oh. Qui ha perso un po' Oddio. Benassi. Ha perso un decimo circa. Si è dovuto fermare un No, molto momento. più di un decimo. Sì, Secondo probabilmente me sì. molto più di un decimo. Travolgimenti in pit lane, quindi. Ah, la safety car. Attenzione di dietro alla Racing Point di. No, Stefano Pesco solido. Si è girato No, qualcuno. Stefano Pesco solido in curva 2. Peccato Non anche per lui, riesce a peccato. portare a casa un ottimo risultato, Stefano, eh? Non ci riesce. Attenzione qua che Ivan Fattori prende la scia, tutta la scia di Albertini. Non ha il DRS perché ovviamente è uscita la safety car, quindi bisogna aspettare altri 3 giri. Ivan Fattori intanto segna il tempo veloce. Ribatte Thomas Huber e Ivan Fattori si ritrova sempre più vicino. Oh, attenzione perché hanno riabilitato il DRS e qua si ritrova col DRS con Albertini davanti, DRS più scia e vediamo se riuscirà a concludere il sorpasso qui. Mi fa vedere d'interno e qua gli chiude la porta Albertini, gli chiude la porta, ottima difesa da parte di Albertini. Attenzione perché Thomas Huber è terzo, non l'abbiamo Sì, visto. è terzo, anche se ha le gomme un po' più usurate di Fattori, riuscirà sicuramente ad attaccarlo e impensierirlo, così come la Williams. Sarà interessante vedere la battaglia davanti. Intanto, quindi Ivan Fattori si ritrova dietro Albertini col DRS. La scia di sicuro qui prenderà l'interno e lo sorpasserà. Doppia scia per Uber, tra l'altro. Sì. Qui proprio. Attenzione perché arriva Uber cattivissimo. No, Uber lascia il piede, lascia il piede. E quindi Ivan Fattori riprende la prima posizione. E attenzione perché Thomas Uber è attaccato anche lui a Albertini. E vediamo adesso. Esce un po' peggio rispetto ad Albertini da curva 2. Però qui al DRS, la scia, superiorità di motore, anche se il motore in realtà è lo stesso, però ovviamente la Mercedes. Grazie, scusami se ti interrompo, grazie Pastore ai box per commutare la gomma media, mentre c'è ancora la battaglia in atto tra Granzella e Valenti. Granzella passa all'interno, Valenti.
Qui si è parcheggiata la Williams di Ah, yeah. Casagrande. Peccato. Ovviamente chi ci è andato in mezzo? Pesco solido, che ha rotto pure l'ala. No. Attenzione perché qua Sargent prova la staccatona con l'interno su Benassi e ci riesce. C'è un Uno! piccolo tocco qua. Benassi. Attenzione perché qua ne ha di più in uscita. Da curva 19, curva 20, sorpassa. Quindi Thomas Huber che rimane dietro e rientra Huber. Rientra di nuovo Huber. Cosa vuole fare? Vediamo le soste, aspetta. Rimonta le soft. Ah, ok, no, pensavo si fossero fermati tutti molte più volte, invece. Qui Huber con il super motore Mercedes su Benassi. Tocchettino. Tocchettino. E lo passa. Speriamo senza conseguenze. Che non si sa mai. Ed ecco qui che passa quindi in quinta posizione Thomas Huber. Mentre quarta c'è la Toro Rosso di Nicola Grassi. Ottima prestazione diciamo da parte sua. Terzo Alessandro Pastore. Attenzione perché potrebbe essere la prima volta a podio che vediamo una Red Bull. Albertini secondo. Comunque. Continua a rosicchiare Albertini anche se non credo ce la farà perché manca solamente un giro a questo punto della gara. Esatto. Arrivano adesso sul rettilineo. Se fossero stati un po' più attaccati, cavoli, guarda lì come sono vicini. Quindi Evan Fattori vince il Gran Premio di Baku per la sua prima volta in carriera. Per ora vince un Gran Premio, quello di Baku. E quindi porta a casa un'altra vittoria in casa McLaren. Sono tre le vittorie di fila per la casa McLaren. Pazzesco. Secondo Albertini, ottima prestazione. Terzo Pastore, che va a concludere adesso sulla linea del traguardo. Prima volta che vediamo una Red Bull in terza posizione. Perfetto, sul podio. Quarto Nicola Grassi, ottima prestazione anche da parte sua. Quinto Thomas Huber, che purtroppo ha provato quest'ultima strategia. Non gli è riuscita al massimo. Se non sbaglio, però, si porta a casa anche il punto del giro veloce. Sesto Benassi, un po' sconfitto, si ritrova da questa sessione. Settimo Valenti, ottimo anche per la parte sua. Arriva adesso a Liperti sull'ultimo rettilineo per concludere in ottava posizione con anche un po' l'ala rotta. Guardate come va piano proprio perché ha l'ala rotta completamente. E non vuole rischiare di buttare via la gara, ovviamente. Quindi Andrea Liperti conclude in ottava posizione, Stefano Pescosolido nono. Bene. Male Meglio delle altre sotto. volte, Bene le diciamo. altre volte, ma male perché comunque si era qualificato settimo, se non sbaglio, o poco più. E quindi si ritrova a concludere in nona posizione. Mentre decimo la Mercedes di Luca Alm.